Paesiellici amici, ma soprattutto paesielliche amiche, bentornati qui con noi alla Guida Galattica per Modellisti. Anzi, siamo qui a presentarvi insieme a... Ciao! Insieme a ciao! Simone! Ciao Simone! A Maximo, Papà Paesiello e Doc Nico, ciao. La Guida Galattica 2.0. Ebbene sì, perché durante le feste, mentre voi gozzovigliate e vi riempivate come dei barilotti, cosa tra l'altro mi ha fatto un po' tutti, noi abbiamo pensato a cose nuove, nuove cose. Per esempio... Ma in realtà di carne al fuoco ce n'è davvero tanta, quindi... Parlando anche personalmente della mia rubrica, ci saranno un po' di piccole modifiche, soprattutto per quanto riguarda il layout, quindi come sarà visivamente resa la clinica 2.0. Vedete più spesso la mia faccia, non so se può essere no, un bene o un male. No. Avevo scritto aiuto, io lo avevo detto. In realtà questo appunto è il motivo principale della richiesta di aiuto. E appunto questa piccola cosa in realtà è solo una delle tante cose. Simo, il nostro Mac, dovrebbe riuscire a fare anche dei video. Arrivano i video, ragazzi, arrivano i video. Yeah! Arrivano i video e saranno molto meglio di quelli del Doc. Adesso non riesco perché purtroppo ho avuto un piccolo incidente, però... Stiamo lavorando per voi. Quando riesco a sistemarmi anche il pollice, esatto. Siamo a posto. Ma scusa Simone, ma cosa è successo? Chiede Luca Croce. Ma... C'è da bere, no? Bisogna bere. È stato un incontro passionale tra un taglierino e il mio pollice. E ha vinto il taglierino. Sì. Il taglierino vince sempre. Dico solo una cosa, per stemperare gli animi. Se avessi ripreso quella cosa, sarebbe stato comunque meglio di qualsiasi video del Doc. Perché? Cioè, proprio per distendere gli animi. Facciamo sfide, ragazzi. Per distendere gli animi. Voglio essere diplomatico, no, ragazzi. Non rispondo neanche. Iniziare il 2019 in maniera diplomatica. Ci sta. Tra l'altro, Guida 2.0, finalmente avremo le rubriche del paesiello anche in italiano. Yes! Direttamente dal paesiello, dallo scrano del potere, ci sarà, io faccio questo piccolo spoiler, affronteremo uno dei temi più belli, più importanti dell'universo di Warhammer 40.000, l'eresia di Horus. In quante puntate? Adesso passami il cartello aiuto. Io stavo... Stavo pensando di affrontare l'eresia di Horus partendo dai loro protagonisti, ossia i 18 primarchi delle legioni traditrici e delle legioni dell'Adeptus Astartes. Quindi affronteremo una puntata tematica per ogni primarca. L'hai fatto per davvero? Ne valeva la pena. Ma che non va più via poi questo. Ne valeva la pena. Quindi affronteremo ogni primarca, cominciare cronologicamente dal primarca Lionel Johnson e via via scendendo, vedendo il loro ruolo all'interno della Grande Crociata prima e dell'eresia poi. Quindi alla fine di questi episodi si avrà un quadro bene o male completo. Sì, ma devi fare dopo i video, non adesso. Se siete ancora vivi. Se siete ancora vivi, potete scrivermi e vincerete un biscottino. Vabbè. No. Ma invece qualcuno parlava di ristrutturazioni importanti invece. Beh sì, poi oltretutto chi ha detto live? Live? Eh sì. Lui ha detto live, avrà detto live in qualche momento, forse No, vabbè, non ci stava per siccome siamo delle persone a cui piace giocare per gioco, abbiamo deciso di fare, visto che siamo sparsi un po' per tutta la galassia, frangia meridionale, occidentale, settentrionale, eccetera, eccetera. Io sono di tutta la frangia meridionale. Che non ricambia il saluto, tra l'altro. E abbiamo deciso di coinvolgervi nei vostri giochi, nei nostri giochi live. Quindi noi giocheremo di ruolo tra di noi online e coinvolgeremo anche voi in questa cosa, quindi anche qui. Tra l'altro proprio oggi abbiamo dei dadini in mano, si vedono? Credo che sia aiuto sul ballo. Esatto, proprio perché creeremo qui con voi oggi i nostri personaggi. Prima di creare i personaggi però diciamo giusto due parole anche ancora sulle live, perché appunto avremo due live al mese, quindi ogni due settimane ci troverete sempre sul canale YouTube il venerdì sera, puntuali come sempre dalle 9:30, dalle 21:30. Puntualmente in ritardo come sempre. Sempre puntuali. In pratica come saranno queste live? Una live, quindi quella di venerdì prossimo, sarà quello che più o meno era la vecchia discussione galattica. Cioè quindi
degli amici che chiacchierano delle novità hobbistiche, dei progetti hobbistici, di cosa sta facendo uscire Mamma GV e tutte queste cose. Ovviamente, appunto, sempre con il contatto diretto con voi che ci guardate. Dopo due settimane, appunto, avremo il 25 di gennaio la prima vera live di gioco di ruolo, quindi in cui metteremo alla prova per la prima volta i personaggi che stiamo per creare. Si ritorna nel vecchio mondo, amici. Esattamente. Paesello, sei particolarmente contento? Non so voi, ma per me è un sogno che si realizza di nuovo, di poter respirare di nuovo l'atmosfera del vecchio mondo. Ricordando che l'ultima volta sei annegato in una fogna. Ecco, probabilmente non quella della città del vecchio mondo, ma quella degli spazi un pochino più aperti. Però si tornerà a vivere il mondo di Warhammer. Quindi, non so voi, però io sono molto molto contento di far parte di questa nuova avventura. Ecco, diciamo, prima di partire a generare i personaggi che vi accompagneranno nelle avventure nel vecchio mondo, Luca Croce ci fa un'altra domanda dal web e ci chiede, ma... ci chiede se Francesco ha deciso di mollare tutto per lasciare qualche visualizzazione anche agli altri oppure ha in mente qualche progetto per la sua rubrica personale. Abbiamo in mente di ristrutturare anche la domanda fondamentale. Motivo per cui, se dovesse funzionare questa cosa, che per ora non vi anticipo, possiamo salutarli tutti e mandarli a casa, perché tanto non vi interesserà guardare. Funzionerà, ragazzi. No, non ci riuscirà, non ci riuscirà. Quindi, ma ora, un paesiello è per sempre, ragazzi. Ormai avete firmato, vi siete sfidati, ormai. Bene, sì, abbiamo un sacco di cose nuove, tra l'altro poi ci saranno anche gli eventi di quest'anno, quindi le manifestazioni, le fiere, il Warese, tante cose. Forse un paio di Warese addirittura. Forse un paio di Warese. E buon peso, ne abbiamo aggiunti un paio al buco. Quindi... Bene, buono. Direi che appunto abbiamo spiegato tutto, siamo pronti per la generazione dei personaggi. Diciamo già a tutti coloro che ci stanno guardando che stiamo utilizzando il nuovo librone fantastico. Vogliamo mostrarlo? Ce l'abbiamo? No, non ve lo facciamo vedere, però è meraviglioso. Se ci fosse Colombino potrebbe uscire sulla fronte di Colombino. E invece non c'è. Ah, a proposito, dov'è Colombino? Fra? Colombino... Commentate sotto nel video con l'hashtag, ridateci Colombino, mi raccomando, se volete Colombino di nuovo con noi nei nostri video. Altrimenti di va paesiello per tutto il resto, va bene un po'. È un evergreen. Non so cosa sia peggio a questo punto, sinceramente. Ma è una scelta difficile. No, c'è un'unica sola scelta, che Korn ci assista. Vabbè, c'è anche hashtag aiuto. Comunque. Vogliamo far sapere che da un po' di tempo a questa parte c'è una persona che non è più prescelto di Korn? Perché una volta molti lo conoscono come prescelto di Korn, il paesiello era amato da questo dio. Da un po' di tempo a questa parte invece no. Ma tornerò sui campi di battaglia più forti di prima con le mie legioni di Korn, non ti preoccupare. Però lei sono prese. Tornerò. A Korn non importa da dove scorre il sangue. Quindi... In quel momento scorre solo il tuo, però. E in questo momento sì, bisogna passare anche questa fase. Vabbè, staremo a vedere. Allora, siete pronti? Sì. Carichi. Pronti, partenza. Allora, il nero e le decine nero sono le decine, perfetto. Allora, partiremo prima di tutto con la generazione casuale della vostra razza. La vostra razza, se scelta randomicamente, vi fa ottenere 20 punti esperienza aggiuntivi. Da 1,90 si diventa umani, quindi l'umanità è abbastanza facile nel vecchio mondo. 91-94 si è un halfling, 95-98 un nano, 99 un alto elfo e 100 un wood elf, quindi un elfo silvano. Oh. Allora... Il wood elf. Chi tira per primo? Un wood elf cosa vuoi che faccia? Va in giro nudo spalmato di burro nei boschi. Cioè... a strofinarsi sui daini. Okay. Partiamo da Fra, che ovviamente man mano che tiri ti segni le relative cose poi. Ok. Vediamo cosa fa il nostro Francesco. 53, direi 53, umano. Quindi sei un umanaccio. E me lo tengo. E te lo tieni, quindi segnati 20 punti esperienza aggiuntivi. Ok. Vai Simo. Simo, vai tu. Non ci posso credere, Ascao! 74. 74 saresti un umano, vuoi tenerlo e ottenere tenere 20 punti di esperienza aggiuntivi o scegliere la razza? Fai il nano. Lo sai che se tu fai il nano quell'altro devi fare il nano per forza. Fa lei forza. E qui scatta la faida. Ma io sai cosa faccio? Me ne frego dei punti esperienza. Bravo! E faccio l'alto elfo. Preoccupatissimo, sta sudando. Come vuoi? Io faccio l'alto elfo. Porca! È presuntuoso, ma già si stanno allungando le orecchie a favore di telecamera. Gira, gira. Ok, quindi Simo farà l'alto elfo. Ale, vai. Oh.
4. 4. Beh, sei un umano. Un umano. Più umano che mai. Signori, Alexander von Manfred è tornato. No, come? Dico, vai. 41. 41, quindi saresti anche tu un umano. Vuoi provare a vuoi cambiare? Vuoi tenere. Cosa fai con il ghetto? Lo tieni o cambi? Cambio. Ah. Cambia, attenzione. No, fa l'altro. È tuo Wood Elf. Il cugino. Che tra l'altro è comunque spocchioso, ma spocchioso in maniera diversa. Col burro, con più burro. In realtà. Si va di vecchi rancori. Ah, sì, ah, hai capito. Quindi ah. Nano. Ci rimandiamo qui il nome alla prima live. Lo scoprirete il 25 gennaio. Lo scoprirete il 25 gennaio il nome dei, della cosa. Internet. Andiamo con invece la vostra classe e la vostra carriera. Per la vostra classe e la vostra carriera avete un tiro, ok? E se vi piace questa cosa, se vi piace la carriera, ottenete 50 punti esperienza extra. Se non vi piace la carriera che avete scelto, potete fare altri due tiri e scegliere tra le tre opzioni, ok? Mm-hmm. Ma ottenete 25 punti esperienza invece che 50, ok? Se invece lo scegliete e decidete di scegliere o ricontinuare a tirare fin tanto che non otteniete un risultato, non avete nessun punto esperienza, ok? Quindi partiamo da Fra. Fra, sei un umano. 92. Attenzione al 92. Bello. 92 non è detto, potrebbe essere una cosa terribile. 92, sei una, nella, come classe un guerriero. E fai la guardia. Oh, va bene. Sei una guardia. Vuoi tenere, vuoi rirollare? Ok, quindi ti puoi segnare anche 50 punti esperienza. Simo, tocca a te. Che fortunello. Sei un alto elfo, quindi hai dei risultati diversi un pochino. Vai. 88. 88, mamma mia che risultati alti. Allora, 88. Attenzione, perché sei nella, come classe sei una, un ladro e la tua carriera è il fuorilegge. Oh, che bello! Quindi non già ti stai inseguendo. Sei un alto elfo fuorilegge. Questo lo tengo. Beh. Ladro fuorilegge, vuoi tenerlo? Ma quando siamo già guardie ladri. E quindi ottieni 50 punti esperienza. Andiamo del paesiello, bello di padello. Paesiello. 41. 41 il paesiello. È un umano, il buon paesiello, quindi con il suo 41 è un sciampista. Uno sciampista. È un paesano, ma la è un come classe è un paesiello, è un paesiellano. Il colore originale è non è munito. No? Facci un aiuto, Nico. No, no. Ok. No, ma sei un cacciatore. Sono un cacciatore. Vuoi ritirare altri due cose dimezzando per provare, poter scegliere tra le tre? Voglio provare a tirare altre. Allora vai. Sciampista, quindi o cacciatore. O cacciatore. Sciampista. Poi abbiamo un 20. Altolocato, investigatore. Basil l'investigatopo. Beh, ma ci vedo già il cacciatore di streghe. Vediamo. Oppure 93. Attenzione al 93. Vediamo cos'è il 93. Ragazzi, io so già che è tornato. So già che il paesiello sceglierà questa cosa. Ragazzi, il paesiello è un cavaliere. Signori, abbiamo il cavalier paesiello. Questo ti fa ottenere, ovviamente essendo la scelta tra i tre, 25 punti esperienza e non 50. Ma attenzione, ora abbiamo il nano Nico che dovrà tirare la sua carriera. Vediamo, vediamo cosa succede. 33 ore? 66. Allora, 66. Sei nella classe Ranger, venditore ambulante. Ma... Uno. Uno. Oh mio Dio. Sei nell'accademia accademico, studioso. Quindi studioso. E sei un apotecario. Per l'apotecario abbiamo fatto un video sugli Space Marine eventualmente. Comunque devo rollare anche, devo fare il terzo reroll, giusto? Devi fare anche il terzo reroll. Sì, usalo perché tanto io 63, mi sa che ancora bibitaro. Piace. Allora, è un segno del destino. Sei un intrattenitore. No, ragazzi, apotecario. Apotecario. Ok. Ragazzi, hashtag aiuto. Ok. Hashtag aiuto.
Bene, quindi abbiamo rollato le classi. Ora abbiamo da fare gli attributi. Ok? Adesso è il momento. Come funziona? Si rolla 2 di 10 per ogni singolo attributo. Lo si somma alla caratteristica, cioè al modificatore base di quella della vostra razza. Questi vanno da 0 a 100, ovviamente. Se mantenete il primo tiro, ottenete 50 punti esperienza. Se invece li volete riarrangiare, quindi assegnando uno che avete fatto per la forza per la resistenza, quindi scambiarli, no? Ottenete 25 punti esperienza. Se non siete ancora contenti con un reroll, potete rirollare tutto ancora una volta e switchare le cose, ma non ottenete alcun punto esperienza, ok? Allora, partiamo da Fra, che è un umano, quindi lui aggiungerà più 20 a ogni singola caratteristica. Le caratteristiche sono abilità di combattimento, quindi weapon skill. Poi, siccome il libro è tutto in inglese, alle volte qualche termine in inglese ci sfuggirà. Abbiate pazienza, siccome giocheremo in live, ci potrete dire tranquillamente questo termine non l'ho capito. Anche noi alle volte vedrete ci impapperemo, ma è una questione di live. Allora, abilità di combattimento, sì. Abilità balistica, ok, quindi nel tiro. Ballistic skill, giusto? Yes. Esatto, forza, okay. Resistenza, iniziativa, agilità, destrezza, intelligenza, volontà, willpower, sì, willpower, esatto, fellowship, che è il carisma. Poi avete ferite, fato, resilienza, punti extra e movimento. Queste sono le vostre caratteristiche. Fino a carisma, gli umani aggiungono 20 al tiro di dado. Sappiatelo questo. Il nano e l'elfo invece li facciamo a parte. Allora, partiamo con Fra. Dovete sommare i due dadi. 5, quindi 25. 5 è fatto in totale sui dadi, quindi 25 all'abilità di combattimento. Sì. Abilità balistica, vai. 37. Beh, è tornato anche Dardo, è tornato. A forza! Di 26. È definitivamente tornato. Resistenza. 35. Iniziativa. 9, quindi 29. Mm-hmm. Agility. 20, 33. Destrezza. E 36. Intelligenza su un sasso. No dai, un messi 31. Volontà 29. Carisma 28. Ferite. La decina della forza più due volte la decina della resistenza più la decina del willpower. Queste sono il numero di tue ferite. Lo spiego per chi ci ascolta anche, per chi ci guarda, aiuto. Se la vostra caratteristica di forza è 35, aggiungerete 3. Quindi, quanto hai di forza? 2. Quindi 2. Quanto è di resistenza? 3. Quindi 6, perché due volte la resistenza. Quindi 6 più 2, 8. Più willpower. 2. Quindi 10, hai 10 ferite in totale. Sono 2 punti fato, 1 di resilienza, 3 di extra points e 4 di movimento. Va bene così. Ok, quindi hai 50 punti esperienza. Vai Ale, il nostro cavaliere, vediamo, attenzione perché qua... 6. Quindi, allora, 26. Poi. 7. Quindi ballistic skill, 32. Forza. 9. Ok, quindi forza 9. Resistenza. 7. Iniziativa. 10. Quindi 30. Sì. Agilità. Quindi 11. No, 21, scusa. Magliano, dobbiamo saltare il ponte per salvarci. È sempre la voglia come tanto. Quindi 36 su cosa però hai fatto? Destrezza. Ok. Beh, agilissimo, come un gatto, guarda. È un sasso praticamente. 14. Intelligenza? 14. No, 4.
No, ma questo è il... non c'è il 10 qua. Ma non fare il... Paesello, salta! Non fare il buono. Cosa? Volontà 15. Volontà 15, quindi 35? Volontà di ferro. Vabbè, veloce. Alla nerva. Il potere della nerva. Allora, io potrei riarrangiare alcune cose. Questo parte Beautiful Mind. Aiuto adesso. Parte un aiuto. No. Beh, ragazzi, noi vi salutiamo, diciamo che con Papà Paesiello ci vediamo domani. Io gli altri conti li posso anche fare, voi fatemi voi. Ale, tu vuoi riassegnare comunque, è ufficiale. Io voglio riassegnare. Ok, quindi non rirolli però, tieni questi. Riassegno. Ok, quindi prendi 25 punti esperienza, okay. Passiamo a Simone. Nel frattempo poi ci comunicherai la tua decisione finale. L'elfozzo ha per la abilità combattimento più 30, abilità balistica più 30, forza più 20, resistenza più 20, iniziativa più 40, agilità più 30, destrezza più 30, intelligenza più 30, volontà più 30, carisma più 20, ferite, le ferite poi le calcoliamo. Fate, resilience, punti extra nel movimento? Allora hai 0, 0, 2, 5. Come 0, 0? Fate 0, Resilient 0, 2 punti extra e 5 movimento. Vabbè, cominciamo a tirare. Vediamo. Allora, partiamo. Allora, abilità di combattimento. 8. 8. Quindi 38. Sì. Sei forte come il paesiello. No, 8 o 18, quindi. Perché prima il teschietto lo contava come 10. Il 10, se lo 0 è 10. Non esiste, 18, allora. Da 1 a 10. Ah, quindi 18. 18, quindi 18. Hai 48. Sei una bomba in abilità a combattere. Abilità balistica, 8, stavolta è un 8. Sì, quindi 38. Poi forza. 11. 4, 11. Quindi 31, mica che era armato. Che resistenza. Ma però, 7 più 9. Più 9. 29. No, scusa, il bambino è vero, quindi 16. Madonna. Intelligenza. È un sasso. 13. 13. Elfo fuorilegge, io sono già tuo amico. Madonna, agilità. Vabbè, agilità... 4 più 6. 8 più 6, quindi 13. No, 14, sì, giusto. Ragazzi, intelligenza. Ritira su intelligenza. Ho tirato basso. Poi, destrezza sono 6 più 5, 11. Intelligenza, vediamo adesso la luce, il famoso è 14. 8. 8, dai, ci può stare. Willpower, ti ha salvato un bonus. 10. 16. 16. 16. E poi, carino. Faccia da schiaffi. Vediamo. 18. 18. Schiaffeggiatissimo. Ok, partiamo con le ferite allora. Beh, a questo punto io direi che tieni. Modificatori, tieni? Madonna, ti è andata molto bene, devo dire. Ti è andata molto bene, 48, quindi direi modificatore 48, di forza. 31, 36, 53, 44, 41, 38, 46 e 38. Ok, quindi mi dicevi le decine della forza, che sono 3. Ok, quindi più due volte le decine della resistenza, che sono 3, quindi siamo 9. Più willpower 4, quindi 13 ferite. 13. Abitavo in combattimento più 30, balistica più 20, forza più 20, resistenza più 30, iniziativa più 20, agilità più 10, destrezza più 30, intelligenza più 20, ti conviene tirare bene, volontà più 40, carisma più 10. Qualcuno si è pragmatici, qualcuno puzza. Fato 0, 2, 2, 3. 0, 2, 2, 3. Vai con i tiri. 14. Ok, quindi abbiamo un buon 40, 44. Bestia. Abilità balistica 16. Madonna, nano balestriere, quindi 36. Forza 14. Quindi 34. Resistenza
17. 47 di resistenza. Iniziativa. 15, 35. Agilità. 10. 20. Un ferro da stiro, praticamente. È coerente, dai. Destrezza. Tipo... 10, quindi 40. Intelligenza. 20, 20. 19. Vabbè, dai, buono. Volontà. È sempre un accademico, quindi... Ecco. Willpower. Insomma, 45, non resiste alle tentazioni. Carisma. 3 e 3, 6, quindi 16. 16. Guarda. Simpatico come un rumore. Ferite. Calcoliamole. Abbiamo detto che era... decine della forza. Decine della forza. Due volte la resistenza e più il willpower. Più 8, più 1, quindi 12. 12, perfetto. Ok, ma quindi salvato la resistenza. Tieni questo, vuoi fare qualche reroll? Tengo. Ok, quindi ottieni 50 punti di esperienza. Di un ciottolo e l'agilità è... Hai 50 male, punti quindi. Esperienza tondi tondi. Buono. Ok, allora. Bene, bene, bene. Sguardo. Cosa? Sguardo di chi ha carisma semplice. È giusto così? Non sta. Voglio far notare qui le formule che abbiamo risolto l'enigma della codice da Vinci. Il codice da Vinci, ragazzi. Adesso facciamo tutta una serie di incassi per tornare al quadro originale. Ha suonato il citofono e l'FBI. Allora, abbiamo detto quello della forza. Signori, suspense. Oh. Forza! Cosa cambia? 34. Puoi switcharli tra di loro. Se rirolli però perdi tutte le... Puoi spostarli. Puoi spostare tutto questo lavoro di Dino. Aiuto. Aiuto. Cioè puoi switchare quello che hai fatto per la willpower con quello che hai fatto per la forza. Se vuoi rirollare, puoi rirollare. No, no, no. Puoi scambiarli tra di loro. Puoi scambiarli tra di loro. Però quelli devi tenerli, ok? Certo. Perfetto. Ah, e quello avevo fatto. Ok, quindi no, cosa cambi? Qui abbiamo detto quello della forza 3, più due volte quello della resistenza 6, 9, più quello della volontà willpower, giusto? 2, 11. I due ferite. Allora partiamo col colore degli occhi. Sempre. Sommati, non c'è decine unità. Io ho un 76. No, sommati. Sì, sommati. 30. Ero nel giro del paesiello, come veramente. Sì, certo. Quindi S 13. 13 hai gli occhi grigi. Vabbè. Poi grigio. Capelli. Ce li ho. Devi tirare. Magari esci pelato. Bald. 5. 32. 5. Castani dorati. Con gli occhi grigi. Con gli occhi grigi, castani dorati. Un déjà vu. Castani dorati, occhi grigi. Qualcuno occhi ha detto grigi. Che non sono biondi, quindi sono dovrebbero rompere le palle se non era biondo. Quanto sei alto? Devi aggiungere 2 di 10 in pollici. 5 e 4 pollici. 5 piedi e 4 pollici. Poi traduciamo in metri. Ok. 1000. Insegna. Perfetto, a questo punto possiamo fare l'altezza di Ale. Vai Ale. Sì. Occhi. Occhi, 2. 10. 10 grigi pallidi. Grigi pallidi. C'è anche il subplot dove loro sono fratelli ma non sanno che lo sono. Magari sì. Quindi cos'è che è? Colore dei capelli. Pochi. 3. No, 13. 13. 13. Allora questo 3. Pelato. Pelato. Oh. Yeah. È un cavaliere. È un cavaliere. No, è un cavaliere. No, sto scherzando Alex. Hai i capelli castano scuri. Castano scuri. E invece sono alto. Vai. Questo è un 8. 8 più 5, 13. 5 piedi e 10 pollici. È 1,50 m preciso. Più 1,50 m. È 1,75 m. Io sono alto 1,75 m. 1,75 m. Ma sapete. Tu sei un l'abbiamo già fatto il calcolo. 1,56 m. 1,56 m. Ah, tu sei un tappo. Voleva il tappo. Andiamo con l'elfo. L'elfo è 5 piedi e 11 di partenza e aggiunge 1 di 10 però. Minchia ragazzi. Uno solo. Uno solo. Va bene. Siamo messi a 1,80 m. Allora. Beh. Vabbè, io e te siamo a parte. Chiuso come sotto bicchiere. Siamo.
Ok, partiamo. Vabbè, bene. Noi non lo calcoliamo. Ah, occhi. Occhi. 10. Qui ce li hai turchesi. Wow. Occhi turchesi. Capelli. Ok. Vai. 13. Sei sicuro? Bravo. Bionda. Oh. Copper blonde. Biondo ramato sei. Non ce l'hai. La barba è elfo. Non ce l'hai. Vai Nico. Vai. Tu parti da 4 da 4 piedi e 3 pollici e tiri un solo dado. Perfetto. 5. Vabbè, allora no, rimani 4 e 8. 4 e 8. Sì. Sei alto 1,40 m, sei più alto. Vabbè, è bella netto. Se salti a fra le occhiate, voglio dire. Vai di, andiamo di colore degli occhi. 13 marrone scuro. Banale. Capelli. Siegfried. 15. Biondo. 15 da biondo, dai. Sei castano rossiccio. Questo copper quasi da Slayer. E secondo me non riuscirai a salvare. Frax sta morendo, quindi per la vergogna ti diventerai. Io devo morire io, se tu capiti una merda di solito. Sei più basso. Perderò un occhio a un certo punto. Che ne so. Allora, partiamo con questa cosa. Voi praticamente la vostra carriera ha un percorso, il quale, se completato, vi permetterà o di passare a un'altra carriera con meno punti spendendo meno punti esperienza, o comunque vi darà delle abilità più ampie. Perché, per esempio, l'apotecario, che è Nico, parte come apprendista apotecario. Poi diventa apotecario, poi diventa master apotecari e poi diventa apotecari general. Adesso, per esempio, partendo, sei un apprendista apotecario, quindi inizi la tua carriera come apprendista apotecario. Perché bastano 3 anni di pratica e poi sono a posto. La tua classe sociale è bronzo 3, quindi significa, questo proprio ci servirà, poi lo spiegheremo nella live cosa significa. Ti dico le tue skill di base di questa, della tua carriera. Segnatele. Allora sono: consumare alcol. Cominciamo bene. Guarire. Okay. Che già non è male questo. Bisturi? Sento che se mettere prima la salute insieme, guarire dall'alcolismo. Guarire. Ok. Linguaggio classico. Ah, quindi parlerai molto in tipo in greco. Sì, certo. Esatto. Poi hai conoscenza chimica, chiaramente. Walter White. Droghe. Conoscenza medicina. Che non è vero, però. Tre anni. Dovrà fingere. Conoscenza piante. Uno sciamano. Poi hai commerciare apotecario. E poi il ricostituente. E poi fare vendita anche con i veleni. Come talenti hai concoct, artigianato, tradotto artigianato apotecario. Le pappoline. Nomea di scolaro, quindi di studioso. Si e dice. Poi. Dice. E poi come talento, che molti lo danno scontato nel vecchio mondo, leggere e scrivere. Respirare. Le cose che con cui parti già, gli oggetti, hai un libro bianco, cioè non scritto, un diario, un book, un libro bianco. Non ci vedeva le cose nel diario. Una pozione guaritrice, hai dei farsetti, aspetta, sì, dei farsetti di pelle. Ah, maiale. Ah, che significa? Cavallo goloso. E poi hai un come si chiama? Il pestello e il mortaio. Le tue abilità di classe in questo momento sono la resistenza, destrezza e l'intelligenza. Queste sono le tre dove puoi iniziare a spendere in questa cosa. Outlaw, quindi fuori legge. Parti, la tua carriera parte come brigante e sei come classe sociale Brass 1, quindi inferiore a quella di Nico. Sei inferiore a Nico. Ma nella scala sociale che non conta nulla per me. Esatto, perché sei un elfo spocchioso. Allora, gli umani, cioè gli umani. Sì, ma poi sono umani, quindi le scimmie. Allora, le tue caratteristiche da carriera in questo momento sono l'abilità di combattimento, la forza e la resistenza. Ah, ok. Quindi queste sono cerchiale, che sono quelle che potrai poi aumentare con i punti esperienza. Ok. Abilità hai atletica. Sì. Consumare alcol, anche tu. Nervi freddi. Poi ci metti la pozioncina. Sì. Resistenza. Sì. Gioco d'azzardo. O scommessa, insomma, gamble. Intimidire.
in corpo a corpo basico. Sopravvivenza negli spazi esterni. E i talenti invece: consapevolezza in combattimento. Consapevolezza in combattimento. Criminale. Vagabondo. Che sono io. E fuggi. Punto esclamativo. Questo è un talento. Flee. Con cosa parti? Sacco a pelo. Arma a una mano. In forma di orsacchiotto. Pisolone. Corsetto di pelle. E una scatola di un Tinderbox, che è praticamente una sorta di tavolo, una scatola di accessori, attrezzi, tipo candele. Questo sono quello che hai tu. Eccomi. La guardia, come caratteristiche di base, hai abilità di combattimento, resistenza e agilità. Queste segnatele, che sono quelle che poi sono cerchie e basta. Resistenza e agilità. Ok. Inizi la tua carriera come sentry, quindi sentinella, penso. Però il tuo tire, cioè il tuo status sociale, è argento 1. Come abilità hai consumare alcol, di resistenza, intrattenere storytelling, quindi fa un po' paesiello, quindi raccontare storie, intrattenere, raccontare storie, giocare d'azzardo. Come tutte le buone guardie hai gossip come talento, come abilità, scusami. Intuizione. Anche i trucchi dell'elfo. Corpo a corpo basico. E percezione. Talenti che hai sono Dice Man, quindi uomo dei dadi. Nomea di servitore. Colpire per stordire. Ah, è come questo. Colpire per stordire come abilità, come talento. Una testata del sarai il servitore, colpire per stordire. E poi tenace. Oggettini che hai: uno scudo, okay. Un corsetto di pelle. Oh. Tra l'altro è Gay Pride ormai. Che la mistress dire. E una Storm Lantern ad olio. Non so cosa sia la Storm Lantern. È sul palo. Ok. Il cavaliere. Momento di tensione. Scendo un cavaliere. Momento di tensione. Sporca un cavaliere. Vediamo. Allora, momento di tensione. Momento di tensione. Sul foglio, il paesello. Però abbiamo una gomma. Il paesello incomincia a rimuginare. Allora, le tue abilità di base sono la forza, sì. L'iniziativa, sì. E l'agilità. Queste sono le tre. L'agilità. Molto bene. Hai 9 identità. Poi inizi come squire, quindi come scudiero. Però il tuo tire è, il tuo stato sociale è argento 3. Quindi... Paesiello, raccogli la merda del cavallo, vai! Argento 1, sono argento 3. Ungigli le palle, dai, a questo cavallino. Lo scudiero della pantera. Esatto. Le abilità del paesiello. Atletica. La mattina stretching. Accudire animali. A questo servirà quando dovrà interfacciarsi con Nico. I grattini sotto la barba. Bravo Nico, bravo. No Nico, no. Charm su animali. Okay. Wow. Con la zolletta. No, ma cosa ci fai tu alle asine? Mettere le asine. Diverso di cavaliere. Curare. Che animali però. Faccio il veterinario io. Collega! Poi conoscenza araldica. Vabbè, è vero quello. Corpo a corpo cavalleria. Tu non sai né leggere né scrivere. Ah giusto, è vero. Nemmeno io. Sono io. Poi hai. Corpo, aspetta, cavalleria. Cavalcare cavallo. Aspetta, conoscenza araldica. Ma sei ancora conoscenza araldica? No. E sta facendo tutta l'araldica nel frattempo. Sta disegnando il blasone, capito? Oddio. Cavalcare. C'è su un piatto di risotto con quello fotografa sul blasone. Bellissimo. Eccola là. Cavalcare cavalli. Ok. Poi hai commerciare, e questo non so come. Un altro venditore di prodotti cosmetici. Per i cavalli. Esatto. Il tonico comprare... cavallino. Hey, comprare un po' di piano. Ah, questo è olio per l'infracoscia del cavallo. Hai capacità di commerciare con il maniscalco. Vabbè. Lo sconto ci sui ferri. Ci riusciamo a capire, voglio dire. Lo sconto sui ferri. Esatto.
Esatto. Poi quando fai un ferregavallo? Come nomea hai Any qualsiasi, quindi probabilmente dopo dovremo deciderla. Ti questa cosa. Possiamo mettere in giro delle voci, c'è chi si occupa di gossip. Ah, è vero, sì. Gira delle voci. Domatore. Mettiamo domatore. Sei robusto. E poi combattente che, nato. Digli che non è testardo. Senti come gli piace questo talento. Senti come. Combattente nato. Digli che non è testardo. Ho dimenticato del testamento. Combattente nato. Attenzione perché gli oggetti con cui parte il paesiello sono i seguenti: giacca di pelle, male shirt, quindi la cotta di maglia. Riding horse with saddle and tech, quindi penso che tipo è un cavallino con la saddle che dovrebbe essere la sella e la and tech è che è la briglia. Hai uno scudo e hai degli attrezzi da maniscalco anche. Beh, te ne martellate la gente. Approfondiremo più avanti, poi nella prossima live approfondiremo tutto quanto, anche perché daremo il tempo ai vari eroi di questa avventura di decidere come spendere i loro punti esperienza, e quindi questo richiederà un po' più di tempo, anche perché dovranno scegliere delle abilità specifiche della loro carriera e dei talenti specifici della loro carriera su cui spendere i punti. Per il resto, quindi dal punto di vista della creazione, siamo pronti per la live di gioco di ruolo. Quindi ricapitoliamo un attimino. Sì. Chi siamo? Tra. A me sembra il freak show. Che personaggio sei? Cosa interpreti? Alla fine della storia. Vabbè, dammi una settimana. Tra il nome e il resto lo prendo. In realtà abbiamo 3 settimane per fare questa. Perché vabbè, io non lo volevo dire, quindi. Niente. Diccelo. No, non ve lo dico più. Dai, dici Ale, tu no, che sei carico. No. Guarda, è diventato timido. Basta. Io sono un cavaliere, non uno scudiero di un cavaliere. Grazie. Apprendista cavaliere. Ecco. Sono molto come Topolino. Chi lo sa, magari diventerà Archeon. Anche Archeon è partito come scudiero del cavaliere. E se non lo sapete, guardatevi i video con la puntata così. Mi sa che è tipo Archeon lui. Lo facciamo fuori subito, non è un problema. Fatti. Intanto io ho i patroni potenti. Ah, quindi ammettiamo che hai. Qui quell'immagine torna. Anche il cavallo. Anche il cavallo. Quindi stiamo ammettendo che Archeon è un, diciamo, un di quelli con gli intarallazzi. Sì, sì, sì. Povero Walter. Walter invece poverino gli ha solo regalato un'armatura. Walter è un raccomando di prima categoria, ma non apriamo questo. Ma chi è Walter? Ma chi è Walter? Colom. Mi raccomando, se vuoi sapere chi è Walter, ridateci Colombino per favore, perché è importante. Ok ragazzi, direi che qua possiamo chiudere. Salutiamo tutti. Prima di tutto salutiamo Giulio. Ciao, che Giulio. Dalla frangia meridionale ha gestito i video del paesiello con estrema caparbietà. Bravo Giulio. Salutiamo anche Naomi e Nancy che oggi non sono potute venire qua con noi. Ciao. E poi ovviamente a voi la chiusura del video. Signori, che dire? Arrivederci alla prossima puntata. Iscrivetevi al nostro canale, mettete la campanellina così non vi perderete neanche nessuno dei nuovi video, delle nuove live. Scriveteci i vostri commenti sotto questo video, in fondo potete scrollare per tutte le proposte dei prossimi video. Con Doc Nico, Papà Paesiello, Maximo, ciò che ne rimane, eccetera eccetera, la vostra diva. Vi saluto. Ciao. Ciao. La spada a due mani. Basta! Stai calmo. Sono caduti i pupazzi, paesiello! Sono caduti i pupazzi! Ma l'ha fatto davvero! No! Perché sono tutti tipo... No, sono caduti i pupazzi! Ma tanto sui, poi la prego! Ho dato in freeze per pupazzi! In Vietnam! Si è perso... Pure il dado mi hai fatto cadere, nero! Franco, uno nero anche!